Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono Roberto Celestri, professione filmmaker. Creo contenuti d'arte per i social. L'arte mi emoziona, mi fa pensare ed è un vizio di famiglia. Seguitemi. Siamo a Milano in Corso Magenta per andare a visitare Palazzo Litta, conosciuto anche come Palazzo Arese Borromeo Visconti Litta. Andiamo. Fu costruito per volontà del conte Bartolomeo Arese tra il 1642 e il 1646, il quale affidò i lavori all'architetto Francesco Maria Richini, detto Ricchino, che realizzò il nucleo originario. Intorno alla metà del Settecento, la famiglia Litta, che è diventata proprietaria del palazzo, commissiona la realizzazione della facciata in stile barocchetto lombardo all'architetto Bartolomeo Bolli. Dal cortile d'onore si accede allo scalone progettato da Carlo Giuseppe Merlo nel 1740. È definito a tenaglia perché è costituito da una prima rampa che porta a un pianerottolo e da altre due che salgono fino al primo piano. Lo scalone è stato parzialmente distrutto durante i bombardamenti dell'agosto del 1943. Da esso si accede ad una serie di sale di rappresentanza caratterizzate da ricche e varie decorazioni: la sala rossa, la sala gialla, il grande salone centrale, chiamato anche Salone degli Specchi. Il soffitto è illusionisticamente dipinto da Giovanni Antonio Cucchi, alla cui bottega è stata affidata la decorazione del palazzo. L'edificio ospitava un'importante collezione pittorica. Spiccava la Madonna Litta di Leonardo, venduta nel 1865 allo zar Alessandro III di Russia. Da questo palazzo sono passati molti personaggi illustri come Mozart, padre e figlio, Foscolo, Goldoni, Stendhal e Parini. Palazzo Litta è considerato uno degli esempi più importanti dell'architettura barocca milanese. Appartiene al Ministero della Cultura, ma è in consegna al segretario regionale della Lombardia, e poterlo visitare è stato un onore.